Logistica 4.0, tecnologie a confronto. Il centro equipaggi Multicrew impegnato nell'esercitazione Glow Eye. Vola con noi grazie alle ricostruzioni tridimensionali. Bentrovati con le notizie di Video News. Da Industria 4.0 a Logistica 4.0, la corsa verso il futuro è iniziata. Con questo titolo, l'Aeronautica Militare ha promosso ed organizzato lo scorso 13 giugno a Roma un evento che ha visto la partecipazione e la collaborazione di importanti partner del mondo istituzionale, della ricerca e dell'industria. L'evento rientra tra le iniziative di stimolo al cambiamento e all'innovazione che l'Aeronautica Militare e l'intero comparto difesa hanno posto alla base delle proprie politiche di riorganizzazione. Siamo domandati se accanto a una industria 4.0 non fosse giunto il momento di parlare di Aeronautica 4.0 e lo abbiamo fatto soprattutto nella certezza e nella responsabilità di assicurare efficienza al sistema che dobbiamo gestire. Si tratta di uscire dagli schemi mentali, a mio avviso, che finora ci hanno condizionati e pensare che anche la logistica, e soprattutto la logistica, può fornire quel valore aggiunto in prospettiva che, a mio avviso, può essere uguale, se non superiore, al valore stesso di realizzare i sistemi. Passiamo ora ad un'altra notizia e parliamo dell'esercitazione che ha interessato il personale del Centro Addestramento Equipaggi Multicrew il 14 e 15 giugno scorsi con il supporto del Comando Aeroporto di Pratica di Mare. Vediamo il servizio. Lo scenario dell'esercitazione ha previsto l'incendio di uno stabilimento industriale nella città con conseguente trasporto del personale coinvolto presso l'aeroporto di Pratica di Mare, dove è stato allestito un posto medico avanzato a cura della locale infermeria principale. Nelle operazioni di soccorso sono stati impiegati anche i velivoli P-180 del reparto e gli elicotteri dell'85esimo centro SAR. Hanno partecipato, oltre all'aeronautica militare, le autorità locali che possono essere interessate in caso di emergenza nel territorio di Pomezia, come la Protezione Civile Regione Lazio, l'Ares 118 e la sezione di Pomezia della Croce Rossa Italiana. Questa tipologia di esercitazioni, promosse dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare su tutto il territorio nazionale, mirano a creare sinergie di competenze, capacità e mezzi per il bene della collettività. Inaugurata a Roma lo scorso 15 giugno, la mostra sui 100 anni della caccia, intitolata alla Chasse, 1917-2017, dalla caccia alla difesa aerea. La mostra, ospitata nelle sale storiche del Palazzo dell'Aeronautica, resterà aperta al pubblico nei giorni e negli orari in sovraimpressione. Ma vediamo il servizio della nostra inviata. Alla Chasse, questo è il titolo della mostra inaugurata a Palazzo Aeronautica lo scorso 15 giugno e che porta il nome del tradizionale Brindisi della Caccia. Con questa mostra e con la recente presentazione del volume al Salone Internazionale del Libro di Torino, l'Aeronautica Militare vuole celebrare i suoi 5 gruppi caccia che quest'anno hanno compiuto 100 anni dalla loro costituzione. All'interno dell'esposizione sarà possibile volare con la fantasia grazie ad una ricostruzione tridimensionale del nord-est italiano, con al suo interno il fronte italo-austriaco come era nel 1917. In un'altra sala, grazie a visori tridimensionali, sarà possibile entrare nell'abitacolo dei velivoli caccia che hanno caratterizzato la storia dell'aeronautica militare. Completamente immersi all'interno dei cockpit, si avrà inoltre la sensazione di essere ai comandi di quelli che sono stati i protagonisti della difesa aerea e di interagire in prima persona con la strumentazione di bordo. Le nuove tecnologie tridimensionali renderanno questa esperienza davvero più realistica di quanto possiate immaginare. Perché è importante celebrare 100 anni della caccia?
cosa rappresenta per gli uomini e le donne dell'aeronautica militare? È importante perché i 100 anni è una celebrazione che ci consente di riflettere sul nostro passato, su quello che hanno fatto i nostri predecessori, sui valori che hanno instillato nelle loro azioni e sulle conquiste e sui sacrifici, come dicevo. E questo è veramente importante perché questo ci consente di trovare le nostre radici e ci consente di lanciarsi verso il futuro. Lo Stormo, come si dice anche nel libro, è un ambiente ideale, non è soltanto un'unità organizzativa, è un ambiente dove gli uomini e le donne dell'aeronautica militare di qualunque livello e grado si ritrovano per condividere i valori e per trovare le motivazioni e gli stimoli per affrontare le sfide del futuro. Come è cambiata la difesa aerea dopo l'11 settembre? Fino all'11 settembre l'idea di tutti era che il nemico venisse da fuori. L'11 settembre ci ha mostrato che non c'è un solo tipo di minaccia e che può venire anche da dentro, un aereo civile dirottato, un ultraleggero. Quindi si è ampliata enormemente la definizione di minaccia e ha richiesto alle organizzazioni come l'aeronautica di ripensare il modello. Pensiamo che oggi nella difesa aerea ci possono essere addestratori, ci possono essere elicotteri, ci possono essere tipologie di mezzi che 100 anni fa i piloti da caccia non avrebbero mai riconosciuto come parte della caccia. Video News è terminato e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì.